no, yeah. No, no. Ma chan comble ou bon berceau. Mouen bwèl papa très bientôt. Nouvelle ça fait tension monte bien haut. Ma p'men non vie chomeko. Bagage sa rete, oh oh oh. M'sot compose nan filo. Tout po j'aime tout ben nan d'lo. Talem gon femme qui pral kage sous dos. Oh, m'oblige repense bagay yo. M'ba kon sa m'bral di maman. Pou vagabond pral prom. Se nan femme passe temps. Li pa pè pou l'kase dam. El ap metem de yo. Pa men bezwen perdi temps. Tout zanmi yo la. Mwen wè yo tout la. Yo tout kandida. Tout zanmi yo la. Mwen wè yo tout la. Yo tout kandida. Juanito m'vle parin. Tapri, tapri, tapri bam parin. Juanito m'vle marin. Tapri, tapri, tapri bam marin. Malkay ma tante lo sita. Li habite del matran toa. Le mwen di sal gen tan fè won don mon. Oh, si m'gen fam gwa se a fèm ki bon. Kouri m'travesse la ria. Tellement des centimes d'être en bas. Machine à klaxonner, c'est pas pour moi ça. Jeremie è una cittadina che si trova a circa 300 km dalla capitale, Port-au-Prince, dove come camigliani abbiamo l'ospedale e il nostro seminario. A Jeremie abbiamo la nostra seconda residenza, e là che stiamo tentando di costruire con qualche difficoltà, ma grazie all'immensa solidarietà che ci viene da tanti volontari, da tanti benefattori italiani, il centro lesioni cutanee gravi. Un centro specializzato che si occuperà in modo particolare di piaghe, di ustioni, di tutto ciò che riguarda i problemi legati alla pelle. E abbiamo scelto questo tipo di intervento perché, malgrado tutto, Jeremie ha un ospedale generale, anche se funziona molto male, e quindi ci siamo più lanciati su questo settore specifico che a Jeremie colpisce parecchie persone. È un problema veramente serio, e la nostra ambizione è anche quello soprattutto di attirare malati da altre province, da altre zone, che vengano a curarsi nel nostro centro. La costruzione avanza, come dicevo, grazie al sostegno enorme di molti benefattori e volontari. Siamo arrivati a terminare un primo blocco. Da marzo, se il buon Dio vorrà, inizieremo con una piccola attività sanitaria. Abbiamo già iniziato e continuiamo comunque con la nostra presenza alla distribuzione dei farmaci gratuiti alla popolazione che è incapace di acquistare questi farmaci, ma dal mese di febbraio-marzo cominceremo veramente in questa piccola clinica ad offrire alla popolazione già un primo servizio di pronto soccorso e di medicazione e di sempre in questo ambito specifico delle lesioni cutanee, con un po' di formazione nei quartieri popolari, con la visita a domicilio di malati, soprattutto anziani che non sono assolutamente in grado di spostarsi, quindi potremo vedere. Quindi si tratta di una pianticella che poco alla volta sta crescendo. Parallelamente continueremo sempre con la costruzione del centro lesioni cutanee, che prevedibilmente in due anni e mezzo riusciremo a completare. Mwete kwa lta ka eksplose. Namon toutou. Tout sa se namon toutou. Se l'essentiel. Ou tel pote ou la tansiel. Namon toutou. Tout sa se namon toutou. Se l'essentiel. Ou tel pote ou la tansiel. Ti mizik ou te deprete. Yo te ba mwen anvi dami.
Geremia è una cittadina che si trova a circa 300 km dalla capitale Port-au-Prince. È una città che purtroppo negli ultimi 30 anni è rimasta praticamente isolata dal resto del paese a causa di una strada assolutamente impercorribile. Solamente negli ultimi 2 anni, finalmente, grazie a un concorso internazionale, un finanziamento della Banca Mondiale, un finanziamento del governo del Canada, sono riusciti appunto ad avviare dei lavori di manutenzione e adesso finalmente a ricostruire questa strada. Ci vorrà ancora del tempo, il problema rimane irrisolto. Questo isolamento ha creato molta miseria, ha creato molta, molta povertà. A Geremia il tasso di disoccupazione è elevatissimo, l'elettricità è scarsissima, negli ultimi tempi 2 o 3 ore al giorno, secondo alcuni settori della cittadina. Non abbiamo ospedali, non abbiamo vie di comunicazione. In questi ultimi mesi abbiamo fatto l'esperienza tremenda anche dell'acqua, manca l'acqua, il sistema di distribuzione dell'acqua è troppo antico, quindi ci sono delle perdite ovunque e quindi l'acqua che arriva in città attraverso un captage, una fonte che c'è a monte della città, è assolutamente insufficiente a soddisfare la popolazione. Nella città di Geremia abitano circa 45.000 persone, ma tutta la zona, tutto il comune di Geremia ha circa una popolazione di 70-75.000 persone. Il centro abitato non è di grandi dimensioni, ma è sicuramente negli ultimi anni ha subito un forte flusso dalle campagne. La gente fugge dalle campagne perché la terra non è in grado di dar da mangiare alla popolazione contadina e quindi c'è questo flusso. Un flusso verso la città che però non ha purtroppo per queste popolazioni, non offre loro nulla. Geremia non produce nulla, non ci sono nessun tipo di attività produttive. La maggior parte della popolazione cerca di vivere di un piccolo commercio che è incapace però di soddisfare le loro esigenze di tutti i giorni. Purtroppo la situazione è drammatica, anche sulla questione alimentare il cibo è insufficiente. A Geremia si fa la fame. Camigliani siamo molto impegnati, ci crediamo molto in questa opera di costruzione di questo centro di lesioni cutanee. E la grande forza nostra è anche l'incoraggiamento, la preparazione, la disponibilità di tanta gente, di tanti volontari italiani che vengono per darci la mano e mettono a nostra disposizione tutte le loro capacità, tutte le loro conoscenze, tutta la loro buona volontà e tutta la loro fede in Dio anche. E quindi che Dio che è provvidenza e che ci permette di avanzare nel nostro lavoro. Speriamo nei prossimi tra 2 anni, 2 anni e mezzo di aprire veramente questo centro, che potrebbe essere non solamente potrebbe essere un'occasione, una vera e propria occasione di sviluppo per Geremia, in quanto come centro ospedaliero ha un po' l'ambizione di attirare persone anche da altre parti di Haiti, persone che appunto hanno questo tipo di problemi legato alle piaghe, legate alle ustioni, alle conseguenze delle ustioni. Quindi speriamo veramente di costruire un centro internazionale dove, grazie all'apporto di medici, paramedici italiani, di tecnici italiani che collaborino con il personale haitiano, si riesca veramente a mettere su un centro che risponda a un bisogno che è fortissimo in tutta l'area, in tutta la provincia. E quindi il nostro sogno, la nostra speranza è quella di poter continuare questo lavoro e di vedere un giorno aperto questo centro, che come dicevo potrebbe veramente riportare un pochettino Geremia anche a un certo interesse, portare sviluppo. Quindi ci crediamo molto, la nostra forza, come dicevo, siete voi che ci sostenete, ci aiutate, chi è a distanza, chi con la sua presenza qui, e per me questa è un'occasione anche straordinaria per ringraziare di cuore tutti coloro che da tanti anni ci aiutano, tutti coloro che da tanti anni ci sostengono, e per assicurare, per dirvi, noi
ce la mettiamo tutta per poter arrivare ad offrire al popolo haitiano, ai poveri di Haiti, ai malati di Haiti, un centro in grado veramente di fare onore a Dio, ma onore anche a noi che come uomini siamo e come camigliani siamo impegnati in questo mondo della salute così difficile, ma anche così, così bello. Pasom tu papa run. Si setta tu pu fun. Pou mette. Se te kou yo manje ganje, nou konen ki jan sa danje. Imagine ou pat konen le pou getan voye ki e monte. Se te kou yo tok ki kampe, ou getan ap sous estime. Dal mese di febbraio-marzo 2014 faremo un passettino in avanti. Fino adesso soprattutto ci siamo occupati della distribuzione dei medicinali e anche di un piccolo allestimento di una sala di medicazione. A partire dal mese, dai prossimi mesi invece, nel blocco che abbiamo già preparato, apriremo un pronto soccorso per i piccoli incidenti domestici, per le piccole ustioni e soprattutto anche per poter seguire quelli che in dimissione dall'ospedale purtroppo non trovano poi nell'ospedale un riferimento per una guarigione definitiva. L'idea è anche di cominciare con un programma di prevenzione nei quartieri più popolari, quindi con le infermiere, con il dottore, si potranno organizzare degli incontri nei quartieri più popolari di prevenzione sanitaria. E anche quella di eventualmente dedicare un po' di tempo al servizio a domicilio. C'è molta gente, molti malati, molta gente anziana che vive in tuguri, in case, in luoghi abbandonati, in case veramente molto fatiscenti, e lì sarebbe interessante comunque andare anche a visitarli, e molti di loro hanno piaghe, hanno ferite, vivono in situazioni veramente molto difficili. Sarà un primo segno, una prima presenza dei figli di San Camillo a Jeremy in un centro sanitario organizzato, e il primo passo per poi tra due anni e mezzo trasferirci nella struttura che speriamo con il vostro aiuto riusciremo a completare. Ai ai baby. Passage pas aucune garantie, l'essentiel c'est mariage. Des fois le capot est fui, on s'agit d'un perdu. Les où je ne fais pas comprendre, c'est pas l'excel, pas capitaine. On va mettre mes notes tout tourner pour prendre la vie. Ou qu'à faire sans pas de faire, les où je ne n'ai qui bloqué, qui pas bail avec son allègre. Folie d'amour, il finit. Passer l'irassassier, pour qu'elle vienne tout est mariée.